ripetuto con mia madre tutta la sera e devo dire che mi è stato utile. Sono riuscita a imparare tutto il testo. Eccomi a scuola il giorno dopo. Hai capito qualcosa del testo che ci ha dato Boris? Sì, perché? Ci sono un sacco di parole che non ho capito. Beh, certo, è un italiano classico di altri tempi, però almeno hai capito di cosa parla. Parla di un naso, ma lo so solo perché c'è nel titolo. Ah, ecco. È il passaggio in cui Cyrano, di Bergerac dimostra a un idiota che gli ha fatto una battuta sul suo naso, cosa vuol dire essere rimesso al suo posto come si deve. Ma perché? Che ha il suo naso che non va? Non hai mai sentito parlare di quest'opera? No, veramente no, ecco. Dunque, in poche parole, Cyrano ha un naso davvero grande, tutti lo prendono in giro, ma lui si prende in giro per primo. Per cui il testo è semplicemente dell'autoderisione. Sì, vedi che lo hai capito il testo. L'ho capito perché tu me l'hai spiegato davvero bene. Ok, va bene. Ignoranta come l'erba del prato, capra, capra ignorante. Sembri proprio di buon umore oggi. Eh sì, sono contenta, sono riuscita a imparare tutto il testo ieri sera. Ma brava! E tu non l'hai imparato? Se lo dimentica, lo conoscevo già, per cui ripeterlo non è stato difficile. Vuoi che ti mostro? Mostrami. Mostrarmi? Vuoi recitarmi Cyrano qui? E perché no? Ho visto altri allievi ripetere nei corridoi e visto che non ho potuto ripetere davanti a qualcuno, mi aiuterà. Potrò avere un parere esterno, che ne dici? Allora sì, con piacere. A dire il vero, devo trovare Kim. Mi mostrerai dopo, ok? Ragazzi, quale facciamo? Io ultimamente sto andando più verso di lui che verso Castiel. A dire il vero, io mi sento di accettare e quindi accetto. Ti ringrazio, spero di non annoiarti perché quando recito ho una voce un po' strascicata. Strascicata, è così diverso dal canto. Lisandro ha recitato in un modo divino, con una voce avvolgente che mi ha quasi scosso, che mi ha conquistata. Forse non si rende conto che la sua voce non è noiosa né lagnosa. Ma non permetto a qualcun altro di servirmelo. Che ne pensi? Cavolo, mi citi a memoria un passaggio. Credevo di aver fatto un buon lavoro ieri, ma adesso paragonata a te mi sento zero. Ah, ma smettila, mi fai arrossire. Sono sicuro che anche tu sei bravissima. Non vuoi darmi una piccola dimostrazione del tuo talento? Kim mi ammazza, sono già in ritardo. Ti faccio vedere più tardi, ok? Con piacere. Oh, che carino, Lisandro. In ogni caso sono sicura che avrai uno dei ruoli principali. Grazie a te la recita sarà fantastica. Ma smettila, esageri. Aveva ragione, alla fine è arrossito. Sta nascendo qualcosa, Alessia lo sa. Beh, d'altra parte, se con Castiel non va, Lisandro è la mia seconda opzione. Per caso hai visto Violet e Kim? No, perché? Dobbiamo ripetere tutte insieme. Io sto aspettando Nathaniel per ripetere appunto. La faccia. Ah, non lo sapevo. Al tempo stesso non vedo Nathaniel ripetere con qualcun altro. Povero Nathaniel. Oh mio Dio, cosa ci fate voi due negli spogliatoi, sporcaccioni? Credo sia la prima volta che li vedo in coppia questi due, infatti. E io ti dico che dovresti comunque imparare il testo. Cosa farai se no? Il giorno delle audizioni distribuirà popcorn e patatine. Dirò che non mi va di recitare, ma che preferisco occuparmi dei costumi.
troppo tardi sarà Rosalia ad occuparsene. Ha già cominciato a cucire. Ma sei sicura? Nessuno mi ha detto niente, eppure Rosalia ha detto che avrebbe avvertito gli altri. Non mi sfugge niente qui al liceo. È proprio vero che dire qualcosa a Peggy vuol dire farlo sapere in fretta a tutti. Peggy, ti segnalo che non avevi scoperto cosa ci preparassero i prof. Ehi, non si ascoltano le conversazioni altrui. E sei proprio tu che dici una cosa del genere? Da che pulpito? Lady, ma è vero che Rosalia vuole occuparsi dei costumi? Sì, ma sono sicura che puoi chiederle di aiutarla. Sono sicuro di sì. È gentile, Rosa. Non mi dirà di no. Alexi è uscito di corsa per cercare Rosa. Puff, non è giusto. Non ci dobbiamo sorbire. Noi ci dobbiamo sorbire tutto questo testo e loro non avranno niente da fare. Credo che cucire dei costumi sia molto più difficile che imparare un testo. Esattamente. Ognuno ha il suo punto di vista. Ma che caratteraccio. Ok, va bene. Certo. Cavolo, non riesco a trovare Rosalia. Benvenuto nel mio mondo, non trovo mai la persona che cerco. E tu non hai visto Kim per caso? L'ho vista con Violet, ma non mi ricordo dove. Scusa, Lady, non fa niente. Anch'io non so dove è Rosalia, però. Ma, eppure, non è mica così grande il liceo. Deve essere qui intorno. Ciao, Armin. Ciao Lady, che fai? Sto cercando Violet e Kim per ripetere, mica le hai viste per caso? Per ripetere cosa? Beh, il testo che ci ha dato Boris. Di già. Come di già? Ma se ce l'ha dato solo ieri e le audizioni sono venerdì. Sì, ma venerdì arriva in fretta, vedrai. Ma abbiamo tutto il tempo, non c'è bisogno di stressarsi, possiamo ripetere venerdì mattina prima dell'audizione. Oh mio Dio. Credo che non... Prendi la cosa sul serio stavolta, poi non ti lamentare se non avrai un buon ruolo. Vorrei tanto essere come te. No, per niente. Credo che non prendi la cosa sul serio stavolta, poi non ti lamentare se non avrai un buon ruolo. Credo che non prendi la cosa sul serio stavolta, sì. In che senso? Come in che senso? Ma perché non cerchi di essere un po' più serio, sia per gli studi che per il resto? Tutta la scuola è in fermento per organizzare la recita. Potresti fare uno sforzo e collaborare. Oddio, Nathaniel, esci da questo corpo. Non sto scherzando, sono seria. Sì, sì, ho visto. Ok, va bene, hai vinto. Mi metterò a leggere questo benedetto testo. Ha tirato fuori dal suo zaino dei fogli tutti stropicciati. Oddio. Devo solo trovarli in mezzo a tutto questo bazar. Armin, organizzazione zero. Ok. Constatato ciò, le abbiamo trovate. Le ho trovate finalmente. Ho avuto paura che ci avessi dimenticate. Ma figurati, allora cominciamo? Non potremmo andare in un posto più tranquillo. Ho paura che se qualcuno ci sente, ci prenderà in giro. Non potremmo andare in un posto più tranquillo, paura che se qualcuno ci sente ci prenderà in giro. Se vuoi, non mi dispiace andarci insieme. Neanche io. Neanche io. Dove volete andare? Negli spogliatoi o al piano di sotto? Negli spogliatoi. Negli spogliatoi, decisamente. Negli spogliatoi, visto che non c'è mai nessuno. Allora andiamo negli spogliatoi. Va bene, andiamo negli spogliatoi. È fantastico, vero? Rosalia vuole che facciamo insieme i costumi. Hai visto? Lo sapevo. Ma quindi Alexi non reciterai? Scherzi? Preferisco 100 volte occuparmi dei costumi. Siete davvero maso. Voglio dire, siamo tanti. Vi ucciderete di lavoro. Nel senso... Cosa? È chiaro che non si tratta certo di una cosina da niente, ma vi ricordo che parliamo di Alexi e Rosalia e che niente e nessuno può fermarli. Ah, lo sai che ti amo, vero? Oh, buon Dio. Mi ha preso per un braccio per coccolarmi, anch'io, Alexi. No.
Violet, vuoi un abbraccio anche tu? No, no, grazie. Alexi l'ha presa comunque tra le sue braccia. Oh, sei troppo carina, Kim. Vuoi un abbraccio anche tu? No, non sono un tipo da abbracci, infatti. Penso che lo sbranava se si avvicinava. Oh, signore. Amra discute con le sue amichette un po' più lontano. Mi rifiuto di imparare questo cavolo di testo per far vedere quanto valgo. Ho scritto io stessa il testo che reciterò. Anche loro stanno parlando delle audizioni. Sì, hai ragione, ci proverò anch'io. Vedrete, avremo i migliori ruoli, ripeteranno tutti lo stesso testo con le stesse frasi strane. Invece noi scioccheremo tutti. Mi sono girata verso Kim e Violet. Quanto può farmi innervosire? Quanto può farmi innervosire se ci si mette? Credi che abbia ragione? Forse dovremmo imparare anche un altro testo. Ma no, Boris ci ha detto di imparare questo e faremo questo. Dai. Ma che ci fate qui? Volevamo semplicemente ripetere il testo per le audizioni. E dovete ripetere negli spogliatoi? Ti crea problemi? Volevi vedere dei ragazzi mentre si cambiavano, vero? Sinceramente sono venuta qui per questo, perché magari c'era qualcuno a torso nudo che girava. Ma certo, è l'ultimo scopo della mia vita. Ma guarda te. Ma dai, era uno scherzo. Uno sketch, una farsa. Mi vuoi dire tutti i sinonimi? Se proprio vuoi il mio parere, qualcuno che si difende con così tanta veemenza ha qualcosa da nascondere. Ma no, e poi una cosa. Cosa ci fai tu qui? Cosa ci faccio? Diciamo che per pochi minuti il tuo piano avrebbe funzionato. Diciamo che per pochi minuti il tuo piano avrebbe funzionato. Ma se ti ho detto che non ho nessun piano. Ah, cavolo, avrei potuto vederti mentre ti cambiavi se fossi arrivata prima? Uff, meno male, ho evitato di assistere a una scena horror. Beh, la seconda direi di no. La C non la direi mai, non è da me. Uff, meno male, ho evitato di assistere a una scena horror. No, quindi, ma se ti ho detto che non ho nessun piano. Volevamo solo un po' di calma. Avremmo fatto meglio ad andare al piano di sotto. Scusate, non è che non sia interessata la vostra conversazione, ma vorrei davvero poter ripetere. Ok, scusa Kim, è colpa di Castiel che mi deconcentra. Ti deconcentro? Se lo avessi saputo. Non volevo dire questo. Mi metti a disagio. Sì, certo. Beh, vi lascio ripetere il vostro cavolo di testo. È uscito dallo spogliatoio di buon umore. Ok, buono a sapersi. Abbiamo cominciato a ripetere il naso filippico. Violet non riusciva proprio a parlare davanti a noi e alla fine parlava con una voce così acuta che cominciava quasi a far male alla testa. Ottimo. Violet, sai bene che noi non ti prenderemo mai in giro, quindi puoi lasciarti andare. A dire il vero, non smetto di pensare a tutti quelli che mi ascolteranno. È orribile, come faccio? Ma non preoccuparti, vedrai che passerà. Forse non sei semplicemente fatta per andare in scena. Tu dici, Kim? Credi? Sì, sei troppo timida per questo, cara mia. Le ha spettinato i capelli in maniera affettuosa. Credo che chiederò di fare altro, come Alexi e Rosa. Sì, ti divertiresti di sicuro di più a fare altro. In ogni caso, ne conosco una che non si lascia intimidire da niente. Mi ha lanciato uno sguardo divertito. Chi? Io? Ma scherzi. Se solo ci penso, mi fa male lo stomaco. Sei davvero portata, invece. Ho davvero creduto di essere l'idiota che prende in giro il nasone. Si chiama Cyrano. È vero. E poi, siccome parlavi forte, è stato davvero perfetto. Smettetela, state esagerando. Non sono mica così brava. Ma dai, per una volta che riesci a fare qualcosa meglio di tutti. Ti ringrazio, Kim, sei molto incoraggiante. Abbiamo ripetuto ancora un po', poi ci siamo separate. Ok, separiamoci. Dopo aver proposto a Lisandro di ripetere con me, sono uscita da scuola per tornare a casa. È stata proprio divertente la ripetizione. Bene.
Ma che ci fai qui? Non credo sia una buona idea dirle che abito qui vicino. Faccio un giro e tu? Non ti riguarda, ma se ci tieni tanto sto aspettando mio fratello. Doveva raggiungermi qui. Ah sì, e perché non poteva raggiungerti a casa? Perché passo la serata da Charlotte, ma prima di andarci mio fratello deve correggermi la sceneggiatura. Niente, una cosa privata. Sì, certo, come no, voglio dire, non mi interessa. Problema in vista. Dopo aver fatto i compiti sono andata a dormire. Nuova giornata al liceo. Ah no, questa non la passa liscia. Che succede? Una ragazza esterna al liceo è entrata nella scuola e si aggira per i corridoi come se niente fosse. Non vorrei si trattasse di una seconda Debra. Allora vado subito a dirlo alla preside. Aspetta, non sarà mica una piccoletta bionda con una tenuta da Lolita? Oddio. No, ha i capelli neri, un po' bluastri. E poi, se proprio vuoi saperlo, non mi sembra una seria. Ah, ma non è che per caso... Sì, è la tizia che ci è venuta a trovare. Lili, non mi ricordo come si chiamava. Di fuori magari? No. Castiel! Ciao, hai per caso visto una ragazza con un sacco di fermagli tra i capelli? Magari, se mi dici com'era vestita, non noto più di tanto ciò che una ragazza porta in testa. Beh, non posso saperlo, ma conoscendola immagino che porti qualcosa di molto leggero. Ma davvero, la cosa si fa interessante. Cioè, non pensi ad altro tu. E perché allora, quando sono io che metto qualcosa di corto, non ti interessa proprio? Oh, ok. Io faccio decisamente questa e vediamo che cosa mi risponde. Ti è già capitato di metterti qualcosa di corto? Ma certo che sì. Non ti guardo abbastanza per essermene reso conto. Simpatico. Perfetto. Kentin, che hai? Sei tutto pallido. Ho appena visto una cosa orribile. Leti, vero? Ah, Leti, ecco come si chiamava. Lo sapevi? Ah, è vero, perché lui la conosceva. Giusto, giusto, andavamo a scuola insieme tutti e tre. Lo sapevi? Sei stata tu a dirle di venire? Ma certo che no, l'ho semplicemente incontrata in centro l'ultima volta che sono andata. Ma perché? Ti ha detto qualcosa? Sì, certo, è venuta a chiedermi cose del tipo come ti chiami e bla bla bla. Oh, buon Dio. Ah, perché non ti ha riconosciuto? E tu non le hai detto chi eri? No, preferisco che non lo sappia, sarebbe capace di prendermi in giro lo stesso. Ah, ma no, le piacerai di sicuro visto come ti sei fatto bello. No. E di cosa dovrebbe prenderti in giro? Sei perfetto. Wow. Sì, forse è meglio. Del resto, anche per me è difficile vederti altro che un occhialuto. Ma no, ma che cosa? Ma no, le piacerei di sicuro visto come ti sei fatto bello. E di cosa dovrebbe prenderti in giro? Sei perfetto. Ma no, le piacerei di sicuro visto come ti sei fatto bello. Io vado con la B perché la direi se tipo non ci fosse il sei perfetto. E di cosa dovrebbe prenderti in giro? Quindi sì. Dovrebbe, troverebbe qualcosa da ridire, ne sono sicuro. Ma smettila, dai, è gentile Leti. Bleh. Certo, è gentile con te, mica con me. Io pensare che credevo che non l'avrei più vista. Brutta storia. Ok, quindi praticamente Leti faceva la bulletta con lui e lo prendeva in giro. Ottimo. Ecco Leti, con Armin, oh buon Dio. Appena torno chiedo a mia madre di cambiarmi scuola, si sta troppo bene qui.
Sì, è vero, si sta bene in questo liceo. Sia io che mio fratello non rimpiangiamo per niente il vecchio. Hai pure un fratello, ecco, gli occhi da My Little Pony. Sì, è il mio gemello. Dei gemelli, ma è fantastico, devo intervenire. Ciao Letty, ma che ci fai qui? Ciao Lady, ti avevo promesso che sarei venuta. Beh, eccomi. Ma non hai il diritto di entrare così a scuola. Melody vuole andare ad avvisare la preside. Vedrai, avrai dei problemi. Il tuo liceo mi sembra davvero tranquillo. Sono sicura che la preside lascerà correre. Si vede che non la conosci bene, infatti. Come dicevo ad Armin, credo proprio che chiederò ai miei di cambiarmi scuola. Sarebbe fantastico, no? Non dirmi che le fanno veramente cambiare scuola e vieni qua perché mi butto di sotto. Ma ha già fatto la sua conoscenza. Eh sì, immagino di sì. Prima che arrivassi stavamo parlando di cose ben più interessanti. Così Letty mi diceva che ti piace fare i cosplay. Ma scherzi? Cosa? Ma scherzi, sono sicura che non sa neanche cosa vuol dire. Così Letty mi diceva che le piace fare i cosplay. Ma scherzi, sono sicura che non sa neanche cosa vuol dire. Sì, certo, lo adoro. Come? Hai già messo un costume da maid? Sì. Ah sì, e Neko Girl? Sì, è stato davvero fantastico. Sta bleffando, non sa neanche cos'è. Capisco. Hai già fatto Yoko di Gurren Lagann? Sì, certo, era il migliore. E la cipolla? Per me è la cipolla. E beh, sarei curioso di vederla questa. Ho tirato Letty verso di me. Ma che gioco stai giocando? Bisbiglia, lasciami fare, credo di avere una possibilità. E poi guardalo, è troppo carino. Ma se non sai neanche cos'è Gurren Lagann, come si dice? Ma che fa? Poi a casa guarderò su internet. Mi ha fatto l'occhiolino. Smettila con le tue cavolate, devi andartene. Almeno esci in cortile. Va bene, vieni con noi. Vieni con noi, Armin. Andiamo in cortile, con il cuore addirittura. E poi non è il tuo cane, ma che... Certo, con piacere. Credevo che non andassi fuori con piacere. E non ti andrebbe di andare a giocare piuttosto? Se vuoi, allora sbrigati e seguici. Credevo che non andassi fuori con piacere. Stranamente stavolta credo che ci sia una buona ragione per andare fuori. Ti giuro, guarda. Oh, fermi, lei potrebbe provarci con Castiel, fermi, io mi imbestialisco. Allora, l'hai trovata la tua amica alla fine? Sì, Letty, ti presento Castiel. Castiel, lei è Letty. Ho una lattina e non ho paura di usarla. Piacere, tua madre. Oh no, pure con Castiel. No, Castiel, no. Piacere tutto mio. Bisbiglia, ma cavolo, ci sono solo bei ragazzi qui al liceo. Non so più dove guardare prima. Persino il biondo gentile è carino nel suo stile. Nathaniel, hai visto anche Nathaniel? Sì, era con una Melanie, mi pare, Melody. E non credo abbia apprezzato che gli parlassi. Io sono d'accordo con lei. Credo tu stia parlando di Melody. Adesso capisco perché era così arrabbiata.